devono essere abbattuti dalla popolazione. Eccoci qua, ragazzi, riprendiamo la storia principale dopo aver fatto la tomba dell'assassino. Gli ho detto di venire qui. Gliel'hai detto tu? Di persona? Sì, certo, di persona. Mi preoccupa che non ti fidi di me. Anche a me. Può darsi che arrivi con gli altri. Facciamo due passi. Parenti serpenti. Dunque, come vanno le cose a... Titolo molto... Dire il vero è difficile. Molto tosto. Ho cercato di lavorarmelo un poco, offrendo suggerimenti. Ok. Bisogna tenersi a debita distanza. Allora devi insistere. Devi entrare a far parte. Ma noi andiamo sui tetti, quindi buona. Sì, capisco. Ma è più dura di quanto prevedessi. E come mai, Carlo? Non lo so, è che... al doge non vado a Genova. Chissà perché. Non è colpa mia. Lo compiaccio in ogni modo. Ascolto quello che gli piace e glielo procuro. I migliori prosciutti dalla Sardegna, le vesti più raffinate. Ma perché dovresti uccidere la cortigiana? Che cazzo? E questo si chiama essere un sicofante. Cosa? Comunque, sì, volevo informarvi per chi interessasse che ho preso il trofeo alla fine. Un leccapiedi. Devo proseguire. Facendo le cose, le missioni per... anzi, neanche missioni. Che significhi? Non raccogliendo le piume. Oh, io non comprendo. Ho preso il trofeo delle 5.000 fiorine da spendere con le cortigiane. Funzionario governativo, io sono a due passi dal doge in persona. Gli sto dietro giorno e notte. Ti piacerebbe essere al mio posto? Mo litigano. Niente affatto. Ora stabbi a sentire. Ci sono quasi. Non abbiamo ancora incontrato Arcieri, strano. Stranissimo. Sono certo, solo... mi serve un po' più di tempo. Il tempo non è una risorsa che abbonda. È stato riconosciuto colpevole di tradimento ai danni della Serenissima. Tanto te avverseranno sicuro, quindi buona. Giù, subito. Tanto vale aspettarli di là. Bravi cittadini, il consiglio. Continuiamo. Manca ancora molto. Non fare la piaga. Mi fanno morire. Poi personaggi così, anche abbastanza stolti, mi fanno morire. Scendi o ti butto giù io. Here. Non mi pare. Che culo. Buongiorno, cugino. Signor Carlo. Pensavo che Emilio fosse con te. Carlo Grimaldi. Cosa? Come? L'assassino. Lo stesso che ha dato la caccia ai pazzi. È qui, a Venezia. Ops. Silvio, non lo sapevi? Potrebbe essere ovunque. Potrebbe essere perfino qui e non ce ne accorgeremo. Esatto. Ha colpito Emilio nel suo stesso palazzo. E i nostri piani? Non c'è più tempo per le finezze, fratelli. Dobbiamo agire subito. Ma Marco, solo a tanto così. Solo qualche giorno, se solo riesco a... No, va fatto questa settimana. Sarà meglio... Madonna, come son brutti. E che ne dice lo spagnolo di questo cambio di piano? Adesso non sono più due, ma quattro. Cambia di poco. Egli è qui, da Roma. Comunque questa piazza, ora non è per dire, ma è molto più grande di quello che... è rappresentato nel gioco, ma... forse prenderà una questo si sapeva anche... Piazza della Signoria... Piazza Santa Maria Anfiore... Santa Maria Novella... Santa Croce, sono tutte più grandi. È molto in scala questo... questo gioco. Bene, sapete cosa fare. Essere colui che ha organizzato l'intera operazione. Quello che ha avuto l'idea di come salvare questa città. Devono prima chiedere il permesso. Ma gli estremi, estremi rimedi. L'intelligenza tattica non devono più accadere. I trasgressori saranno serve saggezza. Su questo dovrai convenire. Calma, calma, amici, vi prego. Non ce n'è bisogno.
Attenzione! La decisione non spetta a nessuno. Annuncio di voi. Di esecuzione. Per quanto sappiamo, egli il potrebbe anche non scegliere un barbarico. Di San Polo è stato... Madonna, ma quanto è lungo sto pedinamento, oh. E perché non? Sono quello che è settato più da fare. Basta! Aspettiamo il suo arrivo. Sei certo che verrà? Sì! Signori. Madonna, quanta guerra inutile fanno per diventare doge. Si venderebbero l'anima. Non è che scendo, ma allontano, zi. Grazie, Dante. Dante, è vero. Questa guardia sa il fatto suo, cugino. Quanto la paghi? E forse non quanto merita. Mi ha salvato la vita in un paio di occasioni, anche se non è un gran conversatore. Arriva. Basta con queste vuote chiacchiere. Ma si doveva appendere. E non vi è mai stato concesso di discuterne. Perdonateci, maestro. Vogliamo solo servire. Il piano è questo. Il doge Mucenigo morrà stanotte. E quando questo avverrà, Marco prenderà il suo posto. Verrà avvelenato. Umilmente, maestro. Bene. Messer Grimaldi, siete quello più vicino al Mocenigo. Il vostro compito è vitale. Serviteci bene e non verrete dimenticato. Venite. No, non è Visi. Ci tenta te le tue meccaniche del cazzo. Certo, maestro. Quando siete più vicino a lui? Ho libero accesso al palazzo. Forse non gli importa di quanto ho da dire, ma mi considera uno degli uomini più fidati. Bravo. Allora voglio che penetriate nelle cucine e gli avveleniate il cibo. Sarà fatto. Come sei cattivo. Marco, potete procurarci un tossico adatto alla bisogna? Mi rimetto a mio cugino. Questa è più materia di sua competenza. Giusto. Ah, Silvio. Al vostro servizio. Silvio Barbarico, il fratello, ok. Che potete trovare per l'occorrenza? Conferirò con i miei contatti sulla strada, ma dovrei riuscire a procurarmi della cantarella. Sì? E che cos'è? Una variante dell'arsenico, molto efficace e difficile da rintracciare. Ah, ok, fammi fare il giro. Allora è deciso. Non male, c'è il miracolosissimo tasto cerchio. Dovrebbero congedarsi qui, credo. Attenzione! In seguito ai recenti eventi, credo, durante la festa in San Polo, il doge ha decretato che la manifattura di fuochi d'artificio deve essere controllata e sottoposta a norme severe. Alla norme sono consultabili rispetto alla Cina. Esattamente. Maestro, ma non state forse rischiando troppo? Farvi coinvolgere così da vicino nelle minuzie dei nostri piani? Ritengo necessario un mio coinvolgimento più diretto. I pazzi ci hanno deluso a Firenze. Spero non facciate lo stesso. Non avete da temere. I pazzi erano solo un branco di... I pazzi erano una famiglia potente e venerabile, ridotta in cenere da un giovane assassino. Non sottovalutate questo nemico importuno che ora si aggira per la città. Poi e tanto poi verrà a prenderti. La stessa fine. Esigo che si agisca senza indugio. Bene, devo rientrare a Roma. Il tempo stringe. Non deludeteci. Pedinamento.
Avrei dovuto tenerli d'occhio. Bisogna che vada a trovare Antonio se voglio rimediare al guaio che ho combinato. Il pedinamento è durato una vita e mezzo. E comunque c'era andare da Antonio.